Quello a guida Mario Draghi è un governo che ha impoverito l'Italia, nemico dei lavoratori, che sta mettendo le basi per distruggere quel poco che è rimasto del potere d'acquisto dei salari dei cittadini e per mettere le mani sulle case e sui risparmi degli italiani. A dichiararlo sono Alternativa, Partito Comunista, Riconquistare l'Italia, Azione Civile, Risorgimento Socialista e Comitato No Draghi, che sono scesi in piazza a Pescara per protestare contro il governo Draghi e chiedere di rivedere l'atteggiamento aggressivo nei confronti della Russia con l'invio di armi all'Ucraina, che sta provocando gravi conseguenze economiche e sociali per l'Italia, come spiega Antonio Felice, segretario regionale del Partito Comunista. Le ragioni della manifestazione è di unire tutto il popolo contro questo governo, che è il governo peggiore della Repubblica Italiana. E questo governo che sta elargendo soldi per armi, però taglia continuamente la sanità, non dà soldi più alle scuole e così via. Abbiamo un rincaro di quelle che sono le materie prime, un aumento di quella che è la benzina, il gas e tutte altre cose che vanno ad impoverire le classi deboli della nostra società, mentre le classi borghesi, le classi più ricche ne stanno approfittando per arricchirsi ancora di più, prendendo soldi dallo Stato che vengono elargiti dallo Stato. Vogliamo costruire proprio un'unità popolare di tutta la gente contro questo governo e contro questa classe politica che ci sta rendendo tutti più poveri. Quindi, oltre ad aver ricostituito un gruppo parlamentare al Senato, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso comune che possa far scaturire una coscienza popolare di opposizione a questo governo. Ai partiti che siedono in Parlamento, i manifestanti chiedono di votare la sfiducia al governo e di unirsi per ricostruire un'Italia del lavoro indipendente e neutrale. Noi abbiamo un Parlamento schierato, dove non c'è, tranne al Senato da parte del nostro gruppo, non c'è un'opposizione. Abbiamo una maggioranza che parte da Fratelli d'Italia per finire a Sinistra Italiana, quindi se veramente ci sono forze che vogliono dirsi contro questo governo, che vogliono rimarcare la loro contrarietà all'invio di armi all'Ucraina, e mi riferisco al Movimento 5 Stelle, loro possono fare una scelta molto semplice: votare contro la fiducia al governo Draghi martedì 21 e quindi aprire una crisi di governo che poi si vedrà come verrà risolta. Però sicuramente questo non verrà fatto, perché i 5 Stelle stanno sulle stesse posizioni del governo e appoggiano tutto quello che il governo propone.